ANSA Voice. La Commissione europea ha dato oggi il via libera al programma Capacità di assistenza tecnica alla coesione 2021-2027 sotto il Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, il cui obiettivo è il rafforzamento della capacità di spesa dei fondi europei da parte della pubblica amministrazione. Con questa notizia vi diamo il benvenuto al nuovo appuntamento con i podcast di ANSA sulle politiche regionali europee. Il podcast che, grazie al contributo dell'Unione Europea, vi porta le informazioni più aggiornate su Bruxelles e le regioni italiane. La dotazione finanziaria complessiva del programma è di 1,2 miliardi, di cui 617 milioni di risorse europee. Con l'approvazione del PON, capacità amministrativa, si chiude con qualche ritardo la programmazione 2021-2027 dei fondi UE. L'accordo di partenariato dell'Italia, si legge in un documento della Commissione europea, prevede il programma nazionale capacità di assistenza tecnica alla coesione 2021-2027, che è incentrato principalmente sulle regioni meno sviluppate del paese, ossia Sicilia, Campania, Sardegna, Puglia, Calabria, Molise e Basilicata. La strategia include due azioni principali, una che riguarda la classica assistenza tecnica, mentre la seconda concerne il miglioramento della capacità amministrativa. Il programma è il primo di questa natura e dimensione, in quanto opera in una logica di intervento molto simile a quella seguita dal Recovery and Resilience Plan. Il rafforzamento delle capacità sarà infatti realizzato attraverso quattro componenti: fornitura di servizi, personale, formazione e sostegno ai piani di rafforzamento delle capacità delle amministrazioni regionali. Per ciascuna delle quattro componenti ci saranno quattro indicatori che attiveranno i pagamenti in base ai progressi nell'implementazione dei progetti. Tutte le misure saranno strettamente collegate al sostegno degli investimenti della politica di coesione. Per oggi è tutto, vi diamo appuntamento al prossimo podcast ANSA sulla attualità delle politiche regionali dell'UE, realizzato con il contributo dell'Unione Europea.